Konnichiwa minasan! Sicuramente avete già capito l'argomento di questo video. Infatti vi voglio parlare dello stand Bandai presente all'edizione del Ronix 2015 di ottobre. Secondo me questo stand è stato molto molto carino, soprattutto per i collezionisti di Sailor Moon. Infatti il tema di questo stand era proprio Sailor Moon. Per chi non conoscesse la Bandai, è un'azienda di giocattoli giapponese ed è la terza azienda più grande nel mondo. Parliamo dei prezzi. Allora, allo stand della Bandai si poteva trovare questo volantino dove erano elencati tutti gli oggetti che si potevano acquistare con i singoli prezzi scritti. Devo dire che i prezzi sono molto ma molto simili a quelli giapponesi. Io ad esempio vi faccio un esempio così molto sciocco. Le bacchette magiche di Sailor Moon, queste qua, io ho preso il Moon Stick da una mia amica in Giappone e l'ho pagato $13. In Italia costava 15 euro. Quindi i prezzi all'incirca sono molto simili rispetto a quelle, cioè a quelli giapponesi. Quindi devo dire che era ottimo per chi non vuole pagare dogane, per chi non vuole aspettare tempi di attesa enormi per l'arrivo di oggetti dall'estero. Questo stand offriva una buona qualità prezzo sugli oggetti che vendevano. Lo stand, secondo i miei gusti, era molto carino, ben strutturato, anche se non era molto grande, quindi un po' sono rimasta delusa, però devo dire che era fatto benissimo. Immagini di Sailor Moon dappertutto. Il personale dello stand era simpaticissimo, devo dire, molto molto gentile. In questo stand ho fatto due acquisti, però mi sono tenuta perché volevo acquistare tutto. Cioè era tutto magnifico e veramente era poi un'occasione un po' d'oro, perché questi stand non si trovano nelle fiere italiane, è difficile. Io sono rimasta molto molto contenta e colpita, perché per la prima volta c'era uno stand, tra virgolette, serio, è una mia opinione, ad una fiera italiana. Non soffermiamoci in chiacchiere. Allora, vi faccio vedere i miei due acquisti. Il primo acquisto che ho fatto è, ve lo leggo proprio dal volantino, è il set astuccio più specchio più ferma capelli. 15 euro costava ed è della serie di Sailor Moon, naturalmente, però della linea Romantic. Molto ma molto carino, guardate, ce n'erano due, non so se riuscite a vederli bene. Uno era la serie Romantic e l'altro è Moonlight, però mi piaceva molto di più la Romantic, quindi ho scelto questa. E questo è il set, è bellissimo. Guardate che bello, cioè è una cosa bellissima. E qua c'è il retro. Questa qua è la roba che possiamo trovare all'interno. E di questo qua poi farò l'unboxing, quindi iscrivetevi al canale così sapete sempre i nuovi unboxing che metto sul mio canale YouTube. E vediamo, eccolo qua. Questo è, guardate, ecco qua, è l'astuccio, molto molto carino, è in color Havana tipo perlato, molto bello. Poi questo è il fermacapelli, l'elastico per i capelli, e questo qua è
lo specchietto fatto a forma della spilla di Sailor Moon. Il secondo acquisto che ho fatto è stata questa bellissima, guardate quant'è bella, penna di Sailor Nettuno. È carina, una penna sfera, è elegantissima, cioè meravigliosa, devo dire proprio meravigliosa. Non l'ho aperta perché aspettavo proprio di fare questo video per farvela vedere. E dietro c'è sempre scritto Sailor Nettuno e il bollino del 20° anniversario di Sailor Moon e il bollino originale della Toei Animation, che è un'azienda di animazione giapponese che ha fatto tantissimi anime giapponesi. Vi ho mostrato i miei due acquisti fatti allo stand Bandai, vi ho presentato anche lo stand Bandai per chi non era presente in fiera e spero che vi sia piaciuto, che sia stato interessante anche con le immagini proprio dello stand, vedete all'inizio del video. E rimanete sintonizzati sul mio canale YouTube, iscrivetevi, se volete aggiungete anche un commento sotto al video e ci vediamo alla prossima. Ciao!